vescovo Suetta, questa iniziativa del sindaco di Muro l'ha coinvolta? Cosa pensa? È una iniziativa molto significativa per diverse ragioni. Possiamo partire da quella che è prevalente in questo luogo, cioè che i principi costituzionali della nostra Repubblica si riconoscono all'interno di una tradizione che è cristiana, per cui prevedere che negli uffici pubblici, in taluni è previsto anche espressamente dalla legge, prevedere che vi sia la presenza del crocifisso è certamente un riferimento importante, perlomeno dal punto di vista culturale. Poi naturalmente per quel che riguarda me, come per quel che può riguardare tutti i credenti, l'iniziativa naturalmente incrementa il suo valore perché, come è risaputo, il crocifisso è il simbolo più famoso e anche più tipico della fede cristiana, che è un simbolo innanzitutto di amore, di sacrificio e di dono della vita per la salvezza degli altri. Da quando però, diciamo, la Repubblica Italiana si è dichiarata laica, non è semplice che ci sia, almeno questa è la prima volta che mi capita un'iniziativa, non so, ce ne sono state altre che lei si ricordi in questa provincia di riportare il crocifisso in un comune? Non ricordo che siano stati riportati, perché io abitualmente i crocifissi li vedo dovunque, negli uffici pubblici, li vedo nelle scuole. Io non ho a memoria un'iniziativa di questo genere, che non contrasta affatto con la laicità dello Stato, perché la laicità dello Stato non significa cancellare quello che appartiene alla storia dello stesso. Grazie per la sua disponibilità, come avete letto, appreso, senza comunicati stampa, senza iniziative roboanti, questa amministrazione appena si è insediata ha chiesto semplicemente agli uffici, quindi sia di parte politica, ai nuovi assessori che ai dipendenti, chi avesse piacere di avere un crocifisso nella propria stanza. Questo perché in molti si sono rivolti a noi chiedendo di averlo. Alcuni si sono già organizzati motu proprio, altri l'hanno chiesto. Noi abbiamo pensato di fare un acquisto massivo e ci siamo rivolti a Sua Eccellenza Vescovo della Diocesi di Ventimiglia Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, per chiedergli la procedura per benedire i crocifissi a fine poi della loro affissione. Sono contento che sia venuto lui personalmente, senza delegare chiaramente tutti gli amici parroci che a Ventimiglia hanno un ruolo importante per la nostra società. La sua presenza ci fa molto piacere. Mi fa piacere incontrarlo per la prima volta nel Palazzo Comunale, nella mia veste da sindaco. Chiaramente ci siamo conosciuti da tempo e quindi grazie Monsignor Suetta di essere qui e grazie a tutti voi per la vostra presenza.